Andiamo avanti, torniamo nel girone B di promozione, andiamo da Mister Maio, quindi andiamo in casa Medicucco. Buon pomeriggio mister, ben ritrovato. Buon pomeriggio, grazie a voi, ben ritrovato sia a te, a tutti i tuoi ascoltatori e pure a Mimmo. Ecco, allora mister, siccome è molto ricorrente il fatto che noi chiediamo come va conclusa la stagione, tanti poi tirano lecitamente, perché secondo me non c'è niente di male, l'acqua al proprio mulino. Il Medicucco è nella classica situazione che non va né avanti e né indietro, perché il Medicucco è a centro classifica, matricola di questo campionato per quest'anno. Quindi, come dire, l'approccio di mister Maio rispetto a come dovrebbe concludersi questa stagione, visto che, tra virgolette, mi passi il termine, sta tranquillamente in poltrona. Guarda, io, come ho detto nell'altra intervista, lo dico anche a te, tranquillamente. Per me il campionato è finito, credo che non ci sono le condizioni per andare avanti. Se tu guardi la Serie A, hanno problemi per iniziare tra dottori, come fai a iniziare dilettanti, io non riesco a capire. Poi ho una mia opinione, che dico, io avrei fermare il campionato qui com'è, la classifica com'è, e poi ci siamo fermati, c'è il campo che ha deciso. Noi ci siamo dimenticati un po' tutti. Io ho la mia idea che noi abbiamo giocato a calcio, c'era un campo e il giudice è il campo e la classifica l'ha fatta il campo fino adesso. Poi purtroppo è successo quello che è successo e siamo dovuti fermare, però penso che la classifica, io la penso così, l'abbia fatta il campo, non l'ha fatto nessuno, ognuno con le sue forze e con la squadra merita la classifica che ha. Io ammiro, ho sentito prima il direttore sportivo della Villese. Sì. Che se tutti insieme riusciamo, lui ha detto guardi siamo ultimi e qualunque decisione è da prendere giochiamo in prima. Io lo ammiro, sono da pochi che in questo momento accettano la decisione. Poi sicuramente non la facciamo noi la decisione, è in Lega che decidono tutto, però credo che il valore è quello, il valore del campo è stato questo. Poi giustamente noi abbiamo partecipato a un campionato di promozione bellissimo con due squadre che sai decidere di mandare su, però la classifica è quella. Poi, come ha detto anche il mister Locozzo, sono d'accordo con lui, se è una squadra, come fai a non farle retrocedere? Una squadra che tanto ti rispetto per tutti, ma se hai 7 punti significa che già eri matematicamente retrocesso. Sì, diciamo che 24 partite sono quelle disputate su 30, i rapporti di forza in qualche modo si sono definiti. Mimmo Tuscano. Sì, ciao, ben trovato. Ciao Mimmo, grazie a te. Allora, visto che comunque si è un pochettino eviscerato il discorso, la domanda che la riflessione che vorrei facessimo insieme è quella, a prescindere di come finirà il campionato, se congelato, se sospeso, io sono dell'idea che la prima sale e l'ultima scende, senza andare a vedere troppo per... Sì, perché poi alla fine si dà adito a creare giustamente delle aspettative o comunque delle possibilità di polemiche. In quel modo non si può lamentare nessuno, è finito lì. Ma comunque. Mimmo, posso dire una cosa? Scusa che ti interrompo. A me mi dispiace che questo campionato sia finito, purtroppo è arrivato questo Covid-19 che ci ha massacrati tutti, però perché era un bel campionato anche con le squadre, ho visto bel gioco, mi stavo molto divertendo, però purtroppo è andato a finire come è andato. Sì. Allora, quello che volevo riflettere, alla luce di tutto questo, comunque finirà, partiamo da un dato di fatto, che già la nostra situazione economica nel nostro territorio era molto fragile, molto dissestata. Adesso, senza ombra di dubbio, sarà peggio, non potrà essere meglio, ma questo è evidente, non ci vuole un grande economista per scoprirlo. Il calcio dilettantistico deve essere ripensato obbligatoriamente, perché se prima aveva difficoltà ad andare avanti, se pensa di poter continuare con quei meccanismi, è bello che è sepolto, è morto. Bravo. Sono molto d'accordo con te, perché ho sentito fare prima il discorso e sono super d'accordo, ci dobbiamo sedere tutti insieme, prima nella società e capire bene cosa vuoi fare nella società, poi insieme ai diretti interessati, che è la Lega, e fare. Però anche su questo io ti vorrei dire, no, siamo già in ritardo, nessuno dice
cosa fare questo campionato. Sarebbe stato bello chiuderlo qua, nel ritorno su me, e ricominciare a costruire il prossimo campionato, tutti i campionati, fare, non lo so, andare a fare l'iscrizione, che secondo me deve essere per forza gratis, se no molte società andranno a fare una brutta fine, inutile nasconderlo, e insieme con la Lega trovare delle soluzioni, importanti, le strutture, come diceva anche la Vigliese, dove si può giocare, dove no, no, perché giochiamo in campi che secondo me sono impraticabili, avere il coraggio di parlare di queste cose. Bene, mister, grazie per essere intervenuto. Ti posso rubare un minuto? Io anche uno e mezzo. Ho lanciato una proposta che lascerei anche la società, però io l'ho fatta già ai vostri colleghi, la voglio rilanciare perché credo che in questo momento è quello che è più importante. Io ho fatto una proposta al Polizia e al Cinquefondi e noi, come è già stata accettata, come si riprende, noi faremo un bel triangolare, un derby bellissimo dello sport dove invitiamo tutti i tifosi del Melitucco, del Polistena e delle Cinque Frondese a partecipare per ritrovarci insieme, perché per noi questo è il calcio, poi basta la classifica, diciamo, non ci interessa, però è bello ritrovarsi così tutti insieme e ripartire con questo, poi l'anno prossimo ognuno vedrà come fare. Si vedrà. Bene, grazie mister per essere stato con noi, a presto.